Come dici, sei pronto? Allora, aspetta che mi alzo. Allora, alzati, vieni qua. Allora, guardate, guardate dove siamo. Aspetta, si è bloccato il ginocchio. Ce l'ha fatta? È partito. Allora, ci siamo con i nostri camperini, il test drive di Cristiano, il Sunlight T58, abbiamo detto il van travestito da semi-integrale. Che noi gli ruberemo. Mentre lui fa le sue chiamate, Cristiano Fabris di Liberamente in Campo, in test drive, e oggi siamo qui al Cretto di Burri. Allora, raccontaci velocemente qualcosa del Cretto di Burri. Cretto di Burri è stato costruito, progettato da un artista che si chiama Alberto, forse è morto, non mi ricordo. Alberto Burri. Non c'è niente da ridere al Cretto Burri. Alberto Burri è una land art, tra le più grandi del mondo. Questo per cristallizzare il ricordo di questa cittadina, di questo paese che è Gibellina, distrutto nel 1968 dal terremoto famoso nella Valle del Belice. Più di 200 morti, migliaia di persone senza più casa. E Gibellina è stata ricostruita qualche chilometro più giù. Rimane qualche rudere nella strada che sale qui al Cretto. Ed è stato costruito quest'opera d'arte per ricordare la Gibellina di una volta distrutta dal terremoto. Praticamente rappresenta quello che era il vecchio paese di una volta. Comunque sono 80.000 metri quadrati, questi corridoi sono larghi tra i 2-3 metri e i blocchi di cemento sono alti da 1 metro, 1,60 m in su. Proviamo a avvicinarci, ci avviciniamo. E niente, questo proprio per ricordare che siamo succubi, a volte vittime di una natura selvaggia che non possiamo controllare, aggressiva, violenta, che non possiamo controllare. Come ci ha dimostrato anche l'Etna in questi giorni che non possiamo controllare, fatto. Non possiamo gestire la violenza, la potenza, che non è solo violenza nel senso cattivo, ma è potenza della natura. Allora, abbiamo detto Cretto dei Burri, siamo in provincia di Trapani a Gibellina, lì come vedete ci sono i camper, quindi c'è un parcheggio molto ampio, c'è anche, si può venire tranquillamente. 100 metri giù un museo proprio di Gibellina, che per ora è chiuso. Chiuso visto il periodo, ma visitabile quando... Allora, noi poi faremo vedere altre cose, poi andremo in giro a vedere altro, perché qua... Parlavamo vicino, c'è la città fantasma di Poggio Reale. Oggi c'è un po' di giorni che non riesco a parlare bene. Allora, la città fantasma di Poggio Reale che andremo a visitare in questi giorni. Anche Poggio Reale, distrutta dal terremoto del 1968, guarda la camera. E anche quella è stata ricostruita un po' più avanti. Quindi la vecchia città fantasma, tra l'altro, è stata set cinematografico di 3 film importanti, come per esempio Malena, L'uomo delle stelle, La piovra e non mi ricordo cos'altro. Vabbè, poi quello lo faremo vedere, che ci andremo dopo. Comunque, non mi ricordo cos'altro. Perdonate. Allora, ricordatevi sempre che sono tutti i posti che noi vi segnaliamo, che sicuramente sono da vedere particolari. Oddio, questo ricorda una tragedia, quindi non è... Però comunque è una cosa stranissima, una sensazione stranissima. Io volevo farvi vedere un attimino, qua entrando in queste viuzze, vieni Lidia, seguimi, in queste viuzze quello che si vede, praticamente le vie della città di una volta ricostruite con questi... Vabbè, comunque ricorda un po' la struttura della città, vedete com'è? E lì c'è tutto il resto. Comunque, va bene, da Gibellina siamo vicino San Cretto di Burri, anzi facciamo vedere dov'era la tabella, è lì, così diamo le indicazioni ancora più precise. Della comunità europea, dei lavori, così. Comunque il parcheggio è lì, quindi c'è un ampio parcheggio, si può sostare con la macchina, con i camper senza nessun problema. La zona è un po' isolata, ovviamente. Queste sono tutte le varie viuzze. Ed eccolo qua, Unione Europea, Cretto di Burri. Va bene. Vi saluto qua, nel frattempo ci
c'è altra gente che sono due ragazzi col camper, credo olandesi, se non sbaglio. Where are you from? Excuse me, where are you from? Repubblica Ceca. Repubblica Ceca, ok, sono della Repubblica Ceca, sono lì con il van e stanno girando. Vabbè, Lidia ovviamente vi sta dando indicazioni per la nostra pagina. E per ora vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima. Salutiamo tutti insieme, anche in cieco, come si dice, ciao. Ciao, ahoy. Ahoy, ok. Ciao, buona giornata, a dopo. Ciao. Tu come dici? Ciao, ciao. Ciao, Miki.